Allora, all'inizio di quest'anno che abbiamo effettivamente, così per gioco, sì, no, in realtà è nato proprio come un gioco, questa esperienza di Consorzio Ecologia Italia, abbiamo da solo all'inizio, poi in 3, poi in 10, sempre sulla rete, poi da 10 siamo diventati 30, iniziato questa esperienza per dire assieme proviamoci, mettiamoci in gioco, vediamo. Ho visto una cosina di grandi che avevo commentato su Be the Change in One Assembly World, sì, cambiamente quello del mondo. Ha detto, beh, proviamoci. Dopo la terza volta che mi hanno licenziato, ho detto, forse è caso di provare a vedere se riesco effettivamente a creare una, qualcosa che può cambiare, non solamente la mia vita, ma magari anche la vita degli altri, provare a mettermi in gioco. Allora, dopo sette mesi di lavoro, piano piano, siamo riusciti ad arrivare a qualche risultato. Abbiamo creato un'associazione all'inizio, l'abbiamo chiamata ISES, cioè Iniziativa per lo Sviluppo Ecologico, Economico e Sociale, e il nostro obiettivo era quello appunto di diffondere Open Source Ecology in Italia. Mai avevamo pensato di poter dire iniziamo anche noi a fare qualcosa, a costruire qualcosa. Intendiamo prima a fare una sensibilizzazione di questa cosa, poi vediamo cosa riusciamo effettivamente ad avere come risultati nel concreto. E poco dopo invece non bastava solamente parlare, però bisogna fare qualcosa, bisogna provare a metterci in gioco, vedere se riusciamo effettivamente anche noi a produrre un macchinario di questo genere. Così, perché ci andava di provare a metterci in gioco. Abbiamo fatto due prototipi e funzionano, fanno mattoni, lavorano, cioè e costano veramente poco tra l'altro, e perché abbiamo speso noi qui in Veneto, perché siamo due gruppi, uno che sta giù in Puglia e uno che sta in Veneto, abbiamo speso 4.000 euro e solamente per fare la macchina 5.000 mattoni col motore, quello piccolino, con un motore proprio grande 10.000 mattoni, sono una casa di 220 metri quadri prodotta in 10 ore di lavoro e dicono interessante, costa poco, funziona. Scusa, una domanda, ma questo è bello per essere vero. Agli agenti atmosferici, di pioggia. Un mattone pesato 30 tonnellate. Il cilindro pesa 60 kg. Ti assicuro che neanche. E poi c'è l'intero di assemblaggio. Sì, infatti. Sì, poi una cattura, ma anche se si fa una cattura a calcio, cioè, a voi la togli la cattura a calcio. E adesso vogliamo fare anche un'impresa open, ispirandoci sempre ai modelli di open hardware, di open business model. Abbiamo ipotizzato di creare questa piccola cooperativa, l'abbiamo chiamata Bottega 21, e è ancora una nuvoletta, un'idea, però ci stiamo avvicinando a realizzarla. E il nostro obiettivo è riuscire a creare un luogo di condivisione del sistema di produzione, quindi ci sono i mezzi e le persone possono venire a produrre quello di cui hanno effettivamente bisogno, in un luogo di co-working e co-design dei prodotti. Quindi tu finalmente persona che ha capacità lavorative può riprendere sul secondo in mano quello che è il sistema produttivo e quindi non essere più alienato dal consumo che basta, perché non troppo cosa dobbiamo fare, ho bisogno di prendere un paio di pantaloni, bene, un paio di negozi con i pantaloni, devo prendere la macchina, quando vado in concessionario e compro la macchina. Paradossalmente ci sono progetti, vedete, che ti permettono, altro che Oscar, è nato Wikispeed, sono riusciti a creare con una metodologia agile derivata sempre dalle tecnologie informatiche. In 3 mesi hanno disegnato, progettato e costruito un'automobile in grado di fare 100 km con 2 litri e mezzo di benzina, tutta completamente assemblabile. Hanno speso $300 per il pantografo, che è un pantografo fatto in casa, e hanno usato una setana per $89. I materiali per comporre la macchina sono stati $4.512.500. La vendono a $25.000, ma perché c'è tutta una manodopera. Però è fatta a mano completamente. Beh, io voglio vedere chi è che ti fa una macchina a mano di $25.000 in Italia. E i progetti sono open source, sono in rete. È una macchina modulare, in 2 ore ci puoi cambiare una ruota e allo stesso tempo ci puoi cambiare il motore, per passare da benzina a elettrico. È un modo di fare le cose. Open Source Ecology è un modo di fare le cose. Open Source Ecology e Wikispeed collaborano assieme allo stesso progetto. Vogliono rendere modulari
resistenti, robuste, facili da recuperare, da riparare. Tutte quante le attrezzature, questa macchina qui, se si rompe un componente, sono tutti pezzi profilati standard. Non c'è un componente che sia di difficile reperibilità nel mercato. La macchina, questa cosa qui, è stata fatta in 2 settimane. I cilindri sono ritorniti, i pezzi sono profilati, escono in barre profilate da 6 metri da una qualunque fonderia. Neanche dirlo, i pezzi, tutti quanti i pezzi che abbiamo utilizzato per questa macchina vengono dal vento. Non c'è un componente a parte un motorino che esce a Emilia o a Anna, appunto di lontano. E abbiamo rilocalizzato la produzione. L'open source hardware può essere anche uno strumento di rilocalizzazione dei sistemi produttivi e di evoluzione del lavoro. Vogliamo andare avanti e dimostrare che è effettivamente un modello sostenibile, non perché permette di fare effettivamente tanti soldi, perché fa girare l'economia, ma semplicemente perché dimostra che non sono più le merci quelle che sono le cose che devono girare, ma sono le idee, sarà l'1% delle merci che si muoverà nel prossimo futuro. Il 99% delle cose che gireranno in internet saranno i progetti, saranno le idee, saranno la creatività delle persone messe in condivisione e in continuo stimolo. Un progetto open hardware, aperto, come lo è un software, è già predisposto naturalmente a essere migliorato. Se tu hai in mente un'idea, fai la macchina, sei un bravissimo CADista, un bravissimo ingegnere, la prendi da metti lì, ma magari tu non ci hai mai lavorato con quella macchina, invece un motore che ci ha messo le mani per 40 anni, cioè sì, però se tu metti tutte quante le spigolature, io mi buco le braccia quando mi avvicino, e lui modifica e dà il suo contributo, così altre 10.000 persone, Arduino, che è stato il primo caso economico di open source hardware, effettivo, nel mercato, è un caso italiano, che fa proposta, tanto perché in Italia non c'è una licenza, a 10.000 progetti in rete. L'unica cosa che ha di proprietario è il nome, per il resto è tutto open. Con Arduino ci hanno progettato anche un satellite, se non ricordo male, sempre detto dal fondatore Massimo Banzi al PET che ha fatto a Luna Vince quest'estate, che una scuola superiore americana sta costruendo, che vorrebbero lanciare prossimamente per fare gli esperimenti con questo college tecnico. È talmente grande la capacità di crescita che ha questa tipologia di approccio nell'hardware, ma anche nella gestione economica, e ma anche nel sistema di riappropriazione della società di mezzi di produzione, che non ha un'effettiva capacità di essere rinviato dal sistema vigente, è solamente una questione di tempo. Lo stiamo già vedendo, ci sono piano piano movimenti che iniziano a crescere, in America sono nati posti come Tech Shop, come Artisan Asylum, cioè sono luoghi di co-working che permettono alle persone con una soglia di accesso relativamente bassa di avere strumenti di produzione già alla portata di America, ci sono già, noi dobbiamo fare qui in Italia, avere strumenti come una 3D print, un motore a controllo numerico, una fresatrice, una tagliatrice laser, una tagliatrice ad acqua, un pantografo, chi più ne metta, a 500 milioni al mese. Tu vai lì, fai quello che devi fare e hai un prodotto finito. Ci sono realtà economiche che sono nate in questi posti. Ho fatto una 3 milioni di dollari, per esempio, un inventore una copertura per l'iPad del cuoio a legno, che è un artista, ha fatto 3 milioni di dollari l'anno con questo prodotto che ha fatto in 30 giorni con questa realtà. Open Source Ecology è un modo di fare le cose, vuol dire la condivisione degli spazi di lavoro, dei progetti, della cultura del saper fare. Si può arrivare a questo. Open Source Ecology è un incipite, è una prima scintilla di un fenomeno che non potrà fare altro che crescere nei prossimi anni e che speriamo l'Italia riesca ad avere un peso relativo anche in questo, perché abbiamo delle eccellenze incredibili, sarà stupidissimo farsi scappare questa cosa. Zeitgeist è un movement un po' in tutto il mondo sostiene questo progetto, tantissime altre realtà hanno questo progetto, ci sono 1.000 persone che ogni mese donano $10 a Massimo Jacobowski per supportare la comunità di Factor and Farm, dove stanno effettivamente facendo i primi prototipi. Prima aveva parlato di 8-10 prototipi, in realtà ormai sono 25 perché un po' di tempo è passato da quando è stato fatto il TED, ma il trattore, per esempio, dice ah, bellissimo il trattore, costa $12.500 di materiale. In Italia, se una persona vuole prendere un trattore, deve fare un mutuo che dura più del mutuo della casa, perché inizialmente costa €1.000 a cavallo. Si parla di eliminare una cosa che tendenzialmente lega gli agricoltori all'economia del petrolio, al chimico, ai fertilizzanti,
alle banche, quindi vorrei dire anche un secondo per riumanizzare quello che è proprio l'obiettivo agricolo, non solamente quello manifatturiero, e tornare veramente in quella che è un'economia dinamica con la natura, un equilibrio dinamico, e portare quel fattore zero, che purtroppo non è di molto tempo fa, ma che abbiamo superato il limite massimo della natura di riuscire a rigenerarsi, l'abbiamo proprio superato da ormai un anno, e adesso stiamo effettivamente dando dei colpi di grazia a quello che è il nostro ambiente. Questo è un modo per provare a, lo penso se provo già un'idea, come ci sono, c'è quella, ce ne possono essere mille. Scusa. Spero che... Volevo fare una domanda. A livello legislativo e normativo, una macchina del genere non può essere utilizzata da un'azienda, o sì? L'obiettivo che noi abbiamo, appunto perché l'Europa ha un sistema legislativo tutto completamente differente, è quello appunto tramite l'utilizzo della creazione di questa cooperativa, prendere i progetti, metterli a norma CE e condividere i libri di istruzione, la normativa e tutta quanta la regolamentazione riguardo a questa macchina in GPL su internet. Poi ovviamente non sarà possibile su tutto, perché ovviamente saranno delle persone che ci lavoreranno, che col fatto che comunque ingegneri certifici e applicazione dei costi, che purtroppo non c'è. Volevo fare solo questa precisazione. Stiamo vivendo in un periodo di un cambiamento profondo. Sì. Questo siamo consapevoli, per cui il cambiamento vuol dire rompere delle strutture che prima funzionavano, o si pensava che funzionassero, che comunque per un certo periodo della nostra evoluzione hanno funzionato, per crearne delle nuove. Questo vuol dire il passaggio è per forza, c'è dei traumi e c'è da settare un attimo in che modo avverrà questo passaggio, e in questo senso è perfettamente legittimo che ci sia tutte quelle considerazioni facili, che ci siano quelle considerazioni facili, nel senso che ci saranno degli interessi restituiti e diranno ma cosa lo stiamo facendo, ma dove stiamo andando, ma noi perdiamo dei nostri privilegi. È comprensibile, è assolutamente comprensibile. Questo qui non vuol dire che, rompendo questi schemi, che poi si tratta di recuperare migliorati, perché abbiamo tutta la storia del capitalismo con il patrimonio che abbiamo a disposizione, per cui abbiamo questo, di tornare a recuperare degli schemi generali che hanno funzionato particolarmente bene nel corso della storia dell'evoluzione dell'uomo. E ce lo dice il fatto che siamo qui. In questo senso, ecco, i fenomeni di conflitto in una fase di un cambiamento così profondo che viviamo, un cambiamento sia spirituale che oggettivo, poi il pianeta ce lo dice, si inquadra perfettamente nelle considerazioni più tecniche e affascinanti che venivano, che sono state spiegate. Insomma. Quello è una stupidaggine, quella moneta adesso mi serve, la fanno girare dietro. È veramente una stupidaggine. Se avessi il cadere, la temente, la pagherei a lui, e lui si prende il cadere, se lo mette nel computer e se la stampa. E se lo fa. Non c'è una. Non ci può essere una cospirazione, perché siamo stesso noi che portiamo avanti queste cose. Però dovremmo essere tutti in cospirazionisti. È che adesso effettivamente i mezzi che noi abbiamo di fronte ti bloccano internet, e cosa fanno? Mi bloccano l'IP di quello. Non sono riusciti a bloccare il Pirate. Non possono bloccare The Pirate Bay, nonostante che abbiano fatto moratori in giro per il mondo, e possono forse bloccare la diffusione di progetti del genere. Non sono riusciti con Torrent. The Pirate Bay sarebbe la più grande piattaforma di condivisione dei torrent, ovvero file che possono essere scaricati. Qualunque tipo hanno provato a bloccarli in qualunque modo. Non sono riusciti. Non si può, perché addirittura il torrent ormai, il protocollo torrent, non è un luogo fisico dove tu hai adottato i progetti, ma sono migliaia di computer che hanno dentro quel file e che hanno un sistema di ritracciamento tramite il protocollo torrent, appunto, e migliaia di utenti contribuiscono alla condivisione di quel file. Sullo stesso principio si può fare con un progetto che sono hardware, non si può bloccare il cambiamento, questo hanno provato in tutte le salse, non possono farlo più, ma non si possono rallentare, sì, di uno o due anni. Abbiamo avuto negli ultimi 100 anni abbiamo avuto più evoluzione che negli ultimi 4.000. Non penso che potranno bloccarlo più di tanto. Basta un giorno. Poi un altro se ne mette in testa, lo rifà. Poi un'altra, dove esiste una polizia fatta da metà della popolazione mondiale per bloccare l'altra metà che è possibile. E anzi, di solito proprio perché vedi il rinascimento, più vai a rompere le scatole alle persone che hanno creatività, più tendenzialmente viene fuori. Cioè in Svizzera hanno avuto 500 anni di pace, hanno fatto lo cioccolato, l'orologio a cucù, l'hai avuto
mille anni di guerra abbiamo fatto di tutto e abbiamo avuto il Rinascimento. Ormai è documentato, adesso più rompi le scatole più effettivamente vengono fuori dei segnali. In America, che è un paese appunto delle più grandi contraddizioni esistenti, dove hai i ricchissimi, i poverissimi, è il paese dove invece negli ultimi 20 anni è venuto fuori, 30 anni è venuto fuori il top del top. La sintesi è la merda, non sono più. Sì, esatto.